Condor perde l'udito all'età di 8 anni a causa di una congiuntivite di Larsen. Riacquista virtualmente l'udito a 22 anni, quando grazie ad una lieve psicosi comincia a sentire le voci. Una di queste gli dice che ha talento e che il presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, deve essere ucciso. Con questa idea in testa e un fucile, Condor va e spara 3 colpi in testa a Joe Fitzgerald Kennedy, un agricoltore biodinamico della contea di Marzo. Condor inizialmente non si rende conto, ma pochi istanti dopo sente una voce che gli dice: ma che cazzo hai combinato? Condor va in confusione e cerca di sparare anche alla voce. Dopo 3 mesi di coma, Condor si sveglia nell'ospedale basso di Los Angeles. Ci sente benissimo ed è estremamente gentile. Dopo poche ore dal risveglio, l'FBI lo arresta per l'omicidio di Joe Fitzgerald Kennedy e Condor ringrazia, specificando che la sua intenzione era di uccidere John Fitzgerald Kennedy. E allora l'FBI lo arresta anche per il pensato omicidio del presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy. Condor va in confusione e gentilmente spara a tutti gli agenti dell'FBI, simulando una pistola con l'indice e il pollice della mano destra e facendo bang bang con la bocca. L'FBI, che è sempre pronto al peggio, risponde al fuoco. Dopo 2 anni di coma, Condor si risveglia nell'ospedale Pamela Righetti di Boston. Ci sente benissimo ed è molto religioso. Dopo poche ore dal risveglio, Condor viene arrestato dall'FBI per l'omicidio di Joe Fitzgerald Kennedy, per il pensato omicidio di John Fitzgerald Kennedy, per aver tentato di sparare senza arma agli agenti dell'FBI facendo bang bang con la bocca. Condor è confuso. Alzando gli occhi al cielo, bestemmia con gravità e viene colpito da un fulmine. Dopo 29 anni di coma, Condor si sveglia all'ospedale dicotomico di Berna. E la mamma gli dice: basta. Thank you.
Il suono di un corpo che cade è pari a quello di un incidente d'auto, ad un colpo di fucile, ad una casa che crolla, ad una bomba atomica. A dirlo è Daniel Foster Wife, gastroenterologo della contea di Onion Ring, appena fuori Liverpool. Daniel soffre di cecità alla mano destra e scrive guardandosi allo specchio. Quando elaborò la teoria dei corpi cadenti aveva 17 anni, fulgidi capelli e carriere come stuntman. Alla fine della teoria vomitò 3 volte e poi spense la radio, promettendosi di non farlo mai più. Vomitò per la 4ª volta. L'intuizione geniale di Daniel fu quella di afferrare per i capelli l'elemento che unisce tra loro gli eventi descritti. Un corpo che cade, una casa che crolla, una bomba che esplode. Atomica. Il nostro cervello è pagato per prestare attenzione ad eventi di valore adattivo, per riconoscere circostanze ed eventi di mortale importanza. Oggi Daniel Foster Wife vive ancora nella contea di Onion Ring, accanto ad un campo da calcio per squadre dilettanti. Ogni domenica si reca alla partita ed esulta in modo scientificamente identico alle reti segnate da entrambe le squadre.
Tutto ciò gli è valso le offese verbali e fisiche di alcuni tifosi violenti. Una prognosi di 10 giorni per traumi facciali. A specificare questo pezzo non era dedicato, cioè... Due settimane fa è stata potata la siepe del leopardi, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. E adesso, sedendo e mirando, si vede tutto. Non è poi un granché, avrebbe affermato il giardiniere della cooperativa L'Orto di Marco, che si occupa della gestione del verde per il comune di Recanati. Era meglio continuare a frugarselo nel pensiero. Fingerselo. Ha prontamente corretto un collega. La poesia dice nel pensiero mi fingo. A distanza di 2 settimane dall'accaduto, la comunità letteraria sta valutando la possibilità di sostituire fingo con frugo. Rovescio bimane. Ieri ho visto il Papa in pizzeria. Con lui c'era una ragazza di colore con una carrozzina. Dentro alla carrozzina c'era Dio. Ho visto il Papa a fare l'ISE per la retta all'asilo e per sentirsi meno solo. È in fascia alta per la moglie che lavora, la casa di proprietà e i diritti d'autore sulla fede. Ho trovato il Papa che piangeva, seduto sul divano. Da alcuni giorni non sente Dio. E da paura
gli sia successo qualche cosa. C'è un dipinto di Renoir che ritrae una donna nuda. Con un paio di calze di cotone. La particolarità del quadro, che non è sicuramente annoverabile tra i capolavori del pittore, è proprio l'uso che l'artista fa del cotone. Materiale di nicchia che all'epoca veniva preferibilmente sostituito con del volgare cotone. La menzione di questa opera d'arte e dei suoi contenuti è oggi quanto mai d'attualità. Un gruppo di ragazzi originari di Lafayette, nel Missouri, ha da poco dato vita a una nuova fabbrica di cotone, dopo più di 150 anni. Costruito dalle macerie di un vecchio mulino pisano, la fabbrica di cotone è stata inaugurata il 4 agosto del 2009 e da subito ha risvegliato un interesse che sembrava dormire sotto una spessa coltre di ottusa dedizione al nuovo, al progresso. Attori di rara fama, politici ed Humphrey Bogart hanno cominciato a visitare la piccola cittadina del Bisturi e a ricoprire il passato tra le proprie mani. Oggi, ad alcuni anni da questa iniziativa, possiamo dire che austero, di fronte al nuovo che avanza, fiero ed operoso, come in quel quadro di Renoir. Roba molto più bella di Foxy Lady e Little Wing. Jimi Hendrix ha scritto Amore Bosco e Don Fratello.
72. Non le ha mai registrate perché si vergognava del suo italiano e della sua pronuncia. Si vergognava anche di come suona la chitarra. E quindi... dopo di lui, molti. Ma non per vergogna. Perché si rendevano conto di non essere Jimi Hendrix. Se Jimi Hendrix si fosse vergognato meno di come suonava la chitarra, oggi potremmo tutti ascoltare Amore Bosco. Don Fratello. Amore Bosco. E Don Fratello. E Don Fratello. Domenica sera ho visto Coltrane alla SNAI. Puntava sulla morte di Pete Doherty. Che prima o poi tocca pure a lui e alla sua musica del cazzo, ha detto John con le sue testuali. Io John lo ascolto da un po', ma non ci ho mai parlato. E allora gli ho chiesto un paio di cose. Tipo, la prima e la seconda. Doherty era dato 10 a 1 e io ci ho messo su 50 euro, ma solo perché John ci teneva. Casalecchio comincia a gridare. Aria pesante su Caimano 2. E paga da bere a tutti. Intanto Pete Doherty lo danno 15 a 1 alla faccia di Amy Winehouse, Kurt Cobain e Tony Montana.
Mamma Ramma è mamma Lappone di 8 figli gemelli, nati di parto. Uno era il primo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il secondo. Gli altri, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo. In Lapponia i figli hanno sempre meno nomi e sta diventando un problema. Il governo ne ha immessi sul mercato dei nuovi, ma così ha creato deflazione. Anni fa due lapponi si chiamavano Ufo e Nafo. Oggi si chiamano entrambi Palmiro, ma solo fino a dicembre. Poi uno resta senza e si mette lì. Fingo deriva da fiction, fiction deriva da fingo. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quelle sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fiction. Io nel pensiero mi fiction. Così, per andare incontro ad un pubblico nuovo.
così. Mozart nasce a Pechino, da madre polacca e padre damiano. Poi va a Vienna e muore. Ci lascia un blues minore e qualche giro di basso. Mozart nasce a Pechino, da madre polacca e padre damiano. Poi va a Vienna e muore. Ci lascia un blues minore e qualche giro di basso. I ragazzi di oggi vanno tutti pazzi per Sfiducia Serena. Una droga nuova che si graffia sulle gambe e ti senti Massimiliano Siepi. Wilmar Rumoir rimase senza parlare per 7 anni. La causa era una deviazione mandibolare a carico del flusso sonoro. In pratica, Wilmar si mangiava le parole. Thank you.
Quando lo operarono, i medici trovarono nel suo stomaco una riflessione del XIX secolo e un paio di dichiarazioni per donne sposate. Epico Dio Boia. La mattina del 6 gennaio 2008, mentre era intento a farsi la barba, Winston Churchill venne informato dalla moglie, in bagno, che il suo partito aveva perso le elezioni. Winston rispose che ciò non corrispondeva a verità, che in realtà avevano vinto, che essendosi battuti per l'affermarsi della democrazia, qualsiasi esito democratico delle urne era per loro una vittoria. La moglie non capì bene il ragionamento e lasciò la stanza da bagno per un caffè. Quando Winston Churchill raggiunse la sede del partito, le facce erano cupe e affrante. Chiedendo spiegazione di quel clima, venne informato dal sottosegretario che il loro partito aveva perso le elezioni. Winston rispose che ciò non corrispondeva a verità, che in realtà avevano vinto, che essendosi battuti per l'affermarsi della democrazia, qualsiasi esito democratico delle urne era per loro una vittoria. Winston Churchill rincasò a tarda notte. La moglie lo aspettava sveglia e preoccupata. E quando Winston chiese ragione di tutta quella apprensione, la donna, dominando il pianto, gli confessò che aveva temuto gli fosse accaduto qualcosa di grave. Winston rispose che ciò non corrispondeva a verità, che in realtà avevano vinto, che essendosi battuti per l'affermarsi della democrazia, qualsiasi esito democratico delle urne era per loro una vittoria. Il mattino seguente,
Winston Churchill venne ricoverato all'istituto di igiene mentale di Barbiturico per un trattamento intensivo. Il suo compagno di stanza, Adolf Hitler, fece prima finta di non riconoscerlo, poi dovette cedere alle evidenze. Winston gli disse di non preoccuparsi. Un poco di imbarazzo era più che giustificato. Del resto, la sua Germania aveva appena perso una guerra mondiale. Hitler rispose che ciò non corrispondeva a verità, che in realtà avevano vinto, che essendosi battuti per l'affermarsi della democrazia, qualsiasi esito democratico delle urne era per loro una vittoria.